Eccolo, 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 arriva. Becca di questo, Martexo. Bella ragazzi, io sono Martex, bentornati su un nuovissimo video mattutino. Quest'oggi ho l'onore di portarvi assieme a me nel pollaio di Martex. Sembrerà cringe come cosa, a primo impatto forse un po' lo è, ma comunque sia, ragazzi miei, le galline droppano tante cose. Come avrete sicuramente già visto, o magari ancora non ne siete a conoscenza, vi è stato un update ieri, e sì, hanno aggiunto l'aggiornamento di Pasqua. 7 giga di aggiornamento da computer per aggiungere due galline che sfornano 4 uova ogni singolo secondo, tra cui uova dorate, uova effetto bouncerino e uova che appunto ti danno un po' di punti vita. Vediamo se le riesco a trovare. Ieri ce n'era un'infinità qua giù. Non ne vedo una, ovviamente. Non ci fermeremo qui, tranquilli. Andremo a vedere anche altre cose. Ok. Dai, 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 dai. Non ne riesco. Le hanno rimosse? Guarda se non le hanno rimosse, eh. Guarda, guarda, guarda. Oh, eccola, eccola. Ragazzi, mi sa che lei è nata così a caso. No, non scappare. Allora, primo ovetto. Abbiamo questo qui, tipologia bouncer. Quindi nel momento in cui lo consumeremo, ragazzi miei, avremo l'effetto salterino sotto ai piedi. Ma la cosa ancora più carina è che voi potete vedere qui, ad esempio, due uova. Tra un po' saranno 4, 5, 6. Ci sarà un'invasione. La nostra gallina, dov'è scappata? Dov'è, dov'è, dov'è? Eccola, ne ha appena tirato un altro. Vediamo. No, non voglio il rift. Cosa sta facendo lei? Gallinella, tira un altro uovo. Dai, dai, dai. Raga, mi sono girato e ne ha tirato uno. Non ci credo. Non ci posso credere. Dai, lo fai apposta. Intanto teniamo d'occhio anche questi, eh. Magari hanno bisogno del giusto calore. Ci posso mettere anch'io su. Ah, ok, lo sto covando. Eccolo qui. L'ho attirato, ragazzi, l'ho attirato. Aspettate perché voglio farvi vedere anche altri due tipi d'uova. Vediamo qua, intanto, niente. Non si evolvono. Lo tira? Ha bisogno di concentrazione. Eccolo, 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 arriva. Becca di questo, Martexo. Però non si schiudono ste uova. Che cosa è successo, ragazzi miei? Vi assicuro. Eccolo, eccolo. Subito uno, raga, l'ha sganciato. Eccoci, eccoci, ragazzi. Nato in dire. Ma quanti ne sta tirando lei? Oh mio Dio. Oh, ecco, stanno partendo, ragazzi. Stanno partendo. Ma uno dorato, me lo sganciate per favore qua giù. La gallina bianca tira tantissimo. Abbiamo anche un altro tipo di gallina che è quella, se non erro, color celeste. Comunque, questo video sta degenerando. Forse un po' troppo. Voglio l'uovo d'oro! Dov'è l'uovo d'oro? Ve l'avevo detto che era il pollaio di Martex. Voi non mi credete? Vediamo chi ha tirato qua dietro. No. Magari utilizziamolo. Vabbè. Ok, lo raccogliamo. Guardate. Ah, dà anche shield. L'avevo dimenticato. Ok. Perfetto. Ed in più si può saltare. Bellissimo. Bellissimo l'effetto bouncer. In tutto ciò ancora non hanno rilasciato un ovetto che mi possa curare, anche se questi già lo fanno, ed un ovetto che rilascia lingotti. Esatto, ragazzi. Uovo lingotto. Mi provo a spostare, dai. Non hanno voglia loro. Non sono buone. Vediamo se riesco a trovare qualcosina sui ghiacciai. Perché anche lì, raga, sembrerà strano, ma ci sono delle galline ogni tanto. Vediamo se sono spawnate. Oh, raga, quando devo mostrarvi delle cose, comunque è assurdo, eh. Accade sempre il contrario. Forse però vedo una gallina color celeste. È lei, è lei, è lei. È quella nuova. Ne ha appena sganciato uno. Lei è fantastica, raga. Che bella che è. Attenzione che scivoli, eh. Oh, guardate lì, raga. Uno e due. Comunque questo credo che sia il video più assurdo del canale. Oh mio Dio. Eccolo. Questo è quello della vita, ragazzi. Ok, lo raccogliamo. Vedete che è di color diverso nel nostro loot pool. Quindi lei sgancia quelli di vita. Anche se. No, no, no. In realtà dovrebbe farli tutti. Ok, sono solo vita loro. Ne ha tirato un altro. Vediamo loro invece che cosa stanno combinando. Credo che su tot uova deposte, uno almeno uno, esca dorato. Il fatto è che è proprio difficile trovarlo. Un ovetto dorato, me lo fate?
Mi piace questo sound a mo' di rift, come se si stesse creando qualcosa. Boom. Galina. Vabbè, io intanto queste le raccolgo, eh. No, stava nascendo, raga. Stava nascendo. No. Ho spezzato una vita. Vabbè, ci riprendiamo con lei. Io comunque non so se eravate in live ieri, ma ci siamo ascoltati tutti i sound di queste galline. Pensate che dietro ad ogni verso che sentite qui ci sta una persona che registra dietro ad un microfono. E ragazzi miei, vi giuro, c'erano almeno 30 sound diversi per quanto riguarda le galline che state sentendo in questo esatto momento. Roba da pazzi. Mentre noi osserviamo le galline, lì di fronte a quel bagno chimico accadono cose brutte. L'uovo d'oro, dai, droppatemi sto uovo d'oro. È un campo minato, ragazzi. Un campo minato. Mamma mia, quanti ce n'è. Che cosa avete combinato? Se ne sta schiudendo un altro qui. Vai, mamma gallina. Ne ha tirato una per allagliare. Io ho cambiato zona nuovamente. Non avete visto nulla. Testiamo una cosa. Se mi allontano dal Martex pollaio, dal pollaio di Martex, le uova scompaiono? Perché io sono tornato a Piazza Incudine. No, rimangono qui. Però le galline, sì ragazzi, sono scomparse. A few moments later. Ma quello? Ditemi che è lui, raga. Ditemi che è lui. Ditemi che è lui, raga! È lui? Non lo so. Potrebbe... Non ci credo, è lui, è lui, è lui, è l'uovo dorato! Spostati! Eccolo qui, ragazzi! Mamma mia, coroncina di Fall Guys, aka Battle Pass del Fortnite. Del Fortnite. E dietro, guardate un po', il lama. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi miei. Ce l'han sfornato. Grazie, 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 mamma gallina. Ce l'han fatta. Allora, lo raccogliamo. Guardate un po' che cosa accade nel momento in cui cerchiamo di portarcelo nell'inventario. 3, 2, 1. Olè, 350 lingotti, ragazzi. Queste galline sono una vera e propria banca. Altro che i cavò. Ce li raccogliamo. Fantastico. Grazie mamma gallina. Grazie, grazie di cuore. Vi dico la verità, non mi divertivo così tanto da un bel po'. Nonostante io abbia fatto vedere cose così, è stato divertente alla fine, eh? Spero anche per voi da guardare. Ma comunque sia, l'aggiornamento per il momento mi sta piacendo. Ci sono anche altre cose in giro per la mappa. Ed una feature che mi è piaciuta un sacco è proprio quella dei personaggi. Guardate un po', ragazzi miei. Allora, che cosa abbiamo? Qui sulla mia sinistra vi è la mappa di ogni singolo personaggio con cui abbiamo dialogato. Ok, fin qui ci siamo. Ma una volta che ci abbiamo dialogato, ragazzi miei, rimanevano sempre lì a non far nulla. Adesso, se non ci ricordiamo magari che cosa vende un determinato NPC e soprattutto dove si trova, basta cliccargli su e guardate. Servizi, duello oppure vendita di chiavi a 100 lingotti. Vediamo la Lynx ad esempio. Vende degli shieldini più un SMG. Il nostro caro Tuono invece, occhi rossi e il bombolone scudino, ok. Il Barret per Stray, pesci scudo. E poi intuizione, ragazzi miei, ci va a dire quale sarà la prossima safe, oppure lo possiamo assoldare per 250 lingotti. Questo, ragazzi miei, si andrà ad applicare ad ogni singolo NPC che sbloccherete. Quindi sì, adesso serve, ragazzi miei, ed è ottimo avere questo qui. Ah, questo non l'avevo visto, ragazzi miei, avevo gli occhi puntati solamente sulla sinistra. Adesso vengono direttamente segnati qui sulla mappa, con il punto esclamativo. Quindi possiamo andare a cercarli a raffica. Gli ottimizzatori, invece, conferisce un pizza party e un po' di cura bombe. Praticamente avrete una pizza da buttare a terra e da condividere con i propri compagni di squadra, più cura bombe. Dopodiché, ragazzi miei, vediamo qui se ne ho altri. Eccolo qua. Guerriero acquatico. Ti muovi più velocemente mentre nuoti e recuperi salute e scudi parziali, tranne all'interno della tempesta. Quindi nuotiamo più velocemente, ci curiamo nel mentre, ma non mentre siamo all'interno della tempesta. Dopo, vediamo, 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 no. Allora, qui, quindi in pratica, abbiamo il pompa a carica e la flint knock da scegliere nel momento in cui lo attiviamo. E poi un altro perk che non ricordo, devo guardare la schermata del menu principale. Sapete che, ripensandoci, io avendo attivato l'ottimizzatore del nuotatore, ancora non l'ho testato, neppure ieri in live. Quindi lo vedo assieme a voi. 3, 2, 1, vediamo. Ok, sembra che siamo tipo col peperoncino, dai. Scusate, voglio provare una cosa. Allora, prendiamo un po' di danno. Andiamo qui.
Ok, cerchiamo di non crepare magari. Oddio, 17 di HP. Va bene, va bene, va bene. Ci buttiamo nell'acqua e cominciamo a nuotare. Vediamo, ragazzi miei. Vediamo, funzionerà. Ok, mi sto curando, lol. Funziona, funziona. Mamma mia, vado a 2000. Beh, non male. Niente male, ragazzi, dai. È un ottimizzatore, ci può stare, ci può stare. Ragazzi, noi continuiamo con lo shop giornaliero. Mi raccomando, un bel pollicione all'insù. Un codice Martex della tienda The Fortnite da riaggiornare ogni 14 giorni. Fatemi sapere se vi è piaciuto il pollaio di Martex. Io l'ho trovato parecchio interessante. Allora, My Hero Academia, on top, super mega evidenza. Ma qui mi manca sto bundle, come mai? What? Ma è un nuovo bundle, ragazzi? C'era già? Ma credo era già presente nel momento in cui è stato droppato il tutto. In evidenza poi sotto abbiamo un manichino, piuma tombale, belle ste skin. Sotto abbiamo un bel po' di alienucci, Leviatano, Billumano e Zorgoton. Più questi mod che... Mamma mia. Cosa ve lo dico a fare? Che drop, raga. Spacca tutto. Telefonata, trenino lama. Ok. Bom bom. Spettacolo oggi lo shop. Dai, non male. Oh, racconsigli ancora qui con noi. La crew è stata aggiornata finalmente. Questa arriverà il 1° aprile. Bellissima sta skinnozza, raga. Troppo aggressiva. Ragazzi miei, noi ci becchiamo con lo short giornaliero alle 14.30 oppure tramite un altro video mattutino, sempre qui, ogni mattina alle 7, qui per voi dal vostro Martexone. Un salutone e come al solito un bel...